Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Adrix, come sempre. Finalmente ragazzi, riporto di nuovo sul canale il mio acquario. Era da un po' che non facevo video dedicati a lui perché sinceramente ragazzi avevo, diciamo, tra virgolette, abbandonato questa passione, ok? Mi ero un po' stufato, ho detto, boh, sai che c'è? Non faccio più nulla. L'avevo infatti completamente svuotato e gli avevo messo dentro solo un prato finto, senza acqua, un prato finto con due radici, giusto per renderlo un po' bellino e così di estetica. Poi sinceramente ragazzi, tornando dal lavoro, lo vedevo comunque sempre così spoglio, senza niente. Alla fine la passione per la corologia ha di nuovo preso il sopravvento. Ho detto, sai che c'è? Riprovo di nuovo, ma però stavolta, ragazzi, ho voluto cambiare, come potete vedere, ho cambiato l'arredo, perché voglio mettere un'altra tipologia di pesci, sempre tropicali, ma sono i ciclidi africani. Adesso non ci sono ancora, c'è solo una coppia di pesci rossi perché ho voluto, giusto per non avere l'acquario vuoto. Prima di metterli, sono andato a comprare lo sfondo a 3D. Poi ragazzi, vi faccio vedere meglio da vicino, state tranquilli. Sono andato in negozio, ho comprato lo sfondo a 3D tipo roccioso, sono andato a siliconarlo sul vetro posteriore, quindi non si vede dalla parete del muro. Mi sono fatto dare il silicone apposta, quello che sarebbe quello nero dei vetri, me lo sono fatto dare e ho incollato lo sfondo a 3D. Lo sfondo a 3D è semplicemente polistirolo trattato apposta per gli acquari. Dopodiché, quando l'ho installato, è stato lì, diciamo, aperto, tutto aperto, per far comunque togliere anche un po' l'odore del silicone. È stato lì forse una settimana, anche un po' di più. Dopodiché sono andata a mettere la sabbia bianca che ancora io avevo, perché questo acquario, no, questa sabbia qui l'avevo messa nel 400 litri, però non l'ho buttata via perché comunque costa, me la sono tenuta, vedo se un domani mi serve. Infatti stavolta mi è servita. Ho messo la sabbia bianca, come vi dicevo, perché questa tipologia di pesci mi sono un po' documentato, stanno con la sabbia bianca, ok? Poi se trovo su internet qualche descrizione, ve la lascio scritta sotto al video. Come potete vedere, ho messo anche delle rocce. Queste qua che vedete beige al centro, le ho comprate da poco, solo l'altra settimana, e solamente, giusto per farvi due conti, solamente queste rocce qua, ragazzi, centrali, mi sono costate sui 70 euro circa, ok? Perché le vendono a peso, quindi ogni pietra viene pesata e costava 4 euro al chilo. Adesso qua ce n'è una, due, tre, quattro, cinque, sei, ho speso quasi sui 20 euro. Però mi servivano per fare questa tipologia di arredo. E poi avevo ancora delle rocce, queste qua grigie, e io le ho messe così, ho chiuso tutto, diciamo, la larghezza dell'acquario, quindi i pesci avranno comunque lo spazio per nuotare sia dalla parte frontale che anche comunque dietro, ok? Poi sono andato a mettere anche due areatori, come potete vedere, per dargli comunque ossigeno, per muovere anche un po' l'acqua, che comunque l'acqua viene mossa anche da una pompa esterna, che non so se si vede dal video, praticamente fa il getto qua
vedete le bollicine, ha un bel ricircolo di acqua e anche di aria. E poi ultima cosa, hanno bisogno anche del riscaldatore, che adesso è lì e deve essere impostato sui 28 gradi. Adesso per i pesci rossi sappiamo che sono pesci d'acqua fredda, quindi il riscaldatore non c'è bisogno, ma comunque anche se c'è, l'importante è non cuocerli, no? E quindi non ne succede nulla. Adesso l'unica cosa, ragazzi, il valore del pH è a 8 per questo tipo di pesci che io vado a mettere, sono pesci, diciamo, di acqua abbastanza dura. Se ce l'abbiamo intorno ai 7,5-8 va bene, ok? E anche i pesci rossi comunque sono pesci, se tenuti diciamo bene, sono pesci resistenti, infatti sono già da qua da 2-3 settimane, sembrano belli vispi. Ho voluto cambiare perché purtroppo non so come mai, io penso che sia un problema della mia acqua, che quando mettevo le piante vere, anche se avevo il CO2, perché io mettevo sempre tutto, non duravano mai nulla. Cioè io spendevo una barca di soldi, dopo qualche giorno diventavano marroni e morivano. Lì avrei dovuto andare a comprare l'acqua, quella neutra, che vendono direttamente nei negozi di acquari, però sinceramente, ragazzi, mi rompeva le palle andare lì con i fustini, pagare per avere dell'acqua poi alla fine, ok? Però di sicuro se avevo quella, l'acqua era a posto e le piante penso che non mi morivano. Allora, l'ultima volta che mi è morto tutto, balle varie così, mi sono stufato, ho detto, ma proviamo a cambiare genere. Mi sono un attimino informato, come vi dicevo prima, ho visto questa specie di pesci, non necessitano tanto di cure, anche se l'acqua è a 8 per loro va bene, e poi non necessitano come si dice, un acquario pieno di cose, così va bene. Io ho visto anche degli altri video, sono pieni di rocce, nascondigli. Ci sono pochi video dove fanno vedere anche che hanno piante, ma la maggior parte sono solo di pietre, ok? E poi io sono già andato a vederli, questi pesci qua sono bellissimi. Se riesco vi metto anche delle foto. Io l'ho visti gialli, azzurri, poi anche rossi, un po' tutti i colori ci sono. E io li andrò a prendere piccolini e poi intanto questi qua col tempo cresceranno. Al massimo adesso per cominciare prenderò due coppie, perché poi mi hanno detto che faranno anche piccoli. Quindi se faranno i piccoli si spera, se non vengono mangiati dagli altri pesci, si potrebbe anche affollare l'acquario. Io lo spero, così ce ne sarà anche abbastanza e sarà più bello anche da vedere. Comunque, niente, ragazzi, appena sarà completamente finito anche con i pesci, farò un altro video dove vi farò vedere anche la tipologia che ho comprato. Intanto spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate un like, che sempre fa piacere, ma soprattutto iscrivetevi al canale, ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli! Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, condividi e lascia un bel like.